Oggi parleremo di Alzheimer, lo faremo con la dottoressa Caterina Musella, dirigente ASL Napoli 1 e presidente dell'AIMA Onlus. Buongiorno dottoressa. Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, come nasce l'AIMA? Allora, l'AIMA nasce per un'esperienza personale che ho vissuto appunto sulla mia pelle e sulla pelle soprattutto di mia mamma, che è stata caregiver principale della malattia di mio padre. Ed è un'assistenza che ti ruba 24 ore su 24, tra l'altro in un'epoca in cui di Alzheimer non si parlava assolutamente, non si sapesse cosa volesse dire, e quindi siamo stati veramente autodidatti. In più poi c'è stato, diciamo, l'aiuto della mia professionalità che ho messo a servizio di questa malattia e anche un po' di tutta la società campana, perché sul territorio non c'era assolutamente niente. Quindi nonostante un po' le facilitazioni che io potevo avere, visto le conoscenze che tante persone invece non hanno, mi sono resa conto delle difficoltà di fronte alle quali comunque in ogni caso andavo incontro, ed ecco che ho fondato nel 2000 l'Associazione Italiana Malattia d'Alzheimer in Campania, perché a livello nazionale è già presente dal 1985. E quindi abbiamo cercato di fare tantissimo sia per i pazienti ma anche e soprattutto per le famiglie, che sono le seconde vittime di questa malattia. Nel concreto, quali sono i servizi che offrite? Allora, noi dal 2000 abbiamo in attivo un centro ascolto aperto tutti i giorni dalle 9 del mattino fino alle 18, e riceviamo tantissime, ma proprio tantissime telefonate. Dietro ogni telefonata c'è una storia di sofferenza diversa l'una dall'altra, perché comunque sembra che questa malattia veramente contraddistingue ogni persona in maniera diversa dall'altra, nonostante i problemi sono tantissimi, ma ognuno la vive in maniera chiaramente diversa. C'è la persona che ha la moglie affetta da Alzheimer e quindi vede pian piano la propria compagna, il proprio compagno di vita andare via, e quindi tutti i sogni futuri svanire. C'è invece chi ha il padre o la madre malato d'Alzheimer, e quindi c'è un vicariamento dei ruoli, perché all'improvviso ti trovi più senza neanche un genitore, ma diventare genitore di tua mamma e di tuo padre. Oppure c'è la sorella, c'è il fratello, perché questa malattia sta colpendo persone in età sempre più basse, quindi questa malattia sta abbassando molto l'età, e questa è una cosa anche abbastanza grave sulla quale dovremmo riflettere. Poi c'è addirittura il caso in cui ci troviamo di fronte al signore che ha sia la moglie che la figlia malata d'Alzheimer. Quindi sono tantissime le storie accanto alle quali noi ci mettiamo, anzi forse entriamo dentro, perché per noi poi diventano familiari, diventa anche per noi nonna, madre, padre, sorella, e ce ne prendiamo cura dalla A alla Z tutti i giorni, magari anche al di fuori dell'associazione il sabato e la domenica. Come nel caso, per esempio, faccio un piccolo esempio, ieri due nostre operatrici, che ringrazio anzi pubblicamente ora qui, Rossana e Vittoria, che si sono presi cura di Susanna portandola a casa loro a pranzo, poi dopo dal parrucchiere, quindi regalandogli una giornata totalmente diversa dall'usuale, nonostante noi cerchiamo di fare questo comunque tutti i giorni già. Anche perché, mi corregga se sbaglio, è una malattia che fa dimenticare, no? Il patrimonio storico di una persona è quello che comunque fa la persona stessa, quindi dimenticare, di non ricordare più, non avere più ricordi, secondo me è psicologicamente una grande cosa. In che modo, qual è l'approccio, in che modo vi approcciate a chi soffre di Alzheimer? Allora, questa è una bellissima domanda, perché noi dal 2000 proprio lottiamo da sempre, per un nuovo modello assistenziale, un modello di cura assistenziale, che fin dal 2000, ripeto, con l'aiuto del CRN, ma di tante anche altre ASL,
l'ASL Napoli 1 in primis, ma anche di altre, noi abbiamo messo su un modello innovativo, soprattutto non farmacologico, magari integrato all'approccio farmacologico, ma soprattutto un approccio olistico, un approccio biopsicosociale che tenesse conto innanzitutto della persona, ma che prendesse cura della persona paziente e della persona, come vi dicevo prima, familiare, e durante tutte le fasi della malattia. Quindi a partire fin dai sintomi preclinici, perché il problema di questa malattia è che molto spesso non si riesce a riconoscerla come tale, quindi la persona stessa magari tende a nasconderlo, e la diagnosi precoce è una cosa importantissima invece, perché se tu sai fin dall'inizio a cosa ti stai preparando ad andare incontro, la puoi programmare e pianificare nel migliore dei modi. Quindi un modello basato soprattutto sulla relazione, sull'amore, sull'empatia. Il modello infatti si chiama Aimamiamoci, proprio è un modello, ripeto, che al di là del farmaco, al di là dell'approccio medico, c'è comunque tanta e tanta presa in cura globale, voglio dire, sotto vari aspetti. Sì, diciamo che l'amore, l'affetto di chi ci sta intorno guarisce molti mali, non solo l'Alzheimer, diciamo è la cura più per eccellenza, esattamente. Quindi sostegno a chi è malato di Alzheimer, ma anche alle famiglie. Sì, certo. Quindi alle famiglie, perché è importante, perché io penso che chi soffre di una malattia soffre sicuramente prima di tutto lui, però anche le persone che ci vogliono bene siano, quindi è molto bello quello che fate. Tra l'altro voglio ricordare la vostra pagina, il vostro sito, vogliamo ricordarlo? Sì, il nostro sito è www.aimanapoli.it e qui a parte abbiamo anche la nostra pagina su Facebook, quindi comunque in ogni caso ci potete trovare, e abbiamo i numeri di telefono a cui, come dicevo prima, rispondiamo sempre, che sono 7481 740 0245, oppure il numero verde 8000 l'ho sbagliato, dimenticato. Con calma. Allora, 8098 546, eccolo qua, ok. Perfetto. Ricordato. E qui, ripeto, veramente accogliamo tantissime domande per informazione, per formazione sulla gestione della malattia, sui servizi presenti sul territorio, perché la cosa importante è che molto spesso le famiglie non sanno a chi rivolgersi, perché molto spesso i servizi ci sono, ma le famiglie non le conoscono, e quindi noi indirizziamo presso i servizi territoriali anche della ASL o di qualsiasi altro ente presente sul territorio. Quindi offrite un servizio completo. Sì. Perché appunto, come ha detto anche la dottoressa, le strutture ci sono, a volte però non si sa effettivamente che ci sono, l'esistenza di queste strutture, invece è importante dirlo. Quindi l'abbiamo detto oggi, io ringrazio la dottoressa Caterina Musella.